Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, 3 dicembre, ricordiamo San Francesco Saverio e ascoltiamo la sua storia. Nato il 7 aprile 1506 nel castello di Javier nella Navarra, in Spagna, a 15 anni si recò a Parigi per studiare filosofia all'Università della Sorbona. Compì gli studi in maniera brillante, ma non avendo molti mezzi finanziari, fu costretto a dividere la stanza che l'università affittava agli studenti con altre due persone, un giovane della sua età, giunto dalla Savoia, Pietro Fabre, e uno studente di 38 anni, Ignazio di Loyola. Il 15 agosto 1534 Francesco, insieme ad Ignazio e altri 5 studenti della Sorbona, fece i voti di castità e di povertà evangelica e di recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme per convertire i turchi. Non essendo stato possibile raggiungere Gerusalemme, Francesco e i suoi compagni si recarono a Roma da Papa Paolo III, che fu lieto di accoglierli, pensando di inviarli in missione in vari luoghi, in Italia e fuori dal paese. Prima di separarsi, essi decisero di costituire un ordine religioso che si sarebbe chiamato Compagnia di Gesù ed elessero come superiore generale Ignazio. Nel 1540 Francesco fu inviato in missione. Il re del Portogallo chiese a Paolo III 2 gesuiti per l'evangelizzazione delle Indie. Essendo venuta a mancare all'ultimo momento la persona designata, Ignazio chiese a Francesco di prenderne il posto. La risposta fu pronta. Era il 14 marzo 1540. Francesco vi giunse il 6 maggio 1542 e stabilì nell'ospedale della città il centro della sua attività, curando i malati, mettendosi a loro completa disposizione, dormendo sulla nuda terra accanto ai più gravi per essere sempre pronto alle loro richieste. Si dedicò all'assistenza spirituale dei carcerati e soprattutto ai mercanti e ai soldati portoghesi, la cui condotta non era di certo esemplare, perché oltre a essere preoccupati soltanto dei loro traffici di spezie, avevano organizzato veri e propri harem di donne indiane e malesi. Anche a Goa, Francesco diede inizio al suo metodo di apostolato. Percorreva le strade e le piazze, gridando ai bambini e agli adulti di venire in chiesa ad ascoltare le sue istruzioni. In chiesa poi cominciava a cantare le lezioni da lui stesso messe in versi, che faceva ripetere ai bambini. Poi spiegava ogni punto della dottrina, adoperando soltanto le parole che i suoi uditori potevano comprendere. Francesco rimase a Goa soltanto 5 mesi. Fu quindi inviato nel sud dell'India per catechizzare i Paravas. Francesco, che non aveva il dono delle lingue, si fece tradurre in Tamil, la lingua di quei luoghi, il Credo, il Padre Nostro, l'Ave Maria e i 10 Comandamenti, e si mise a insegnarli ai bambini col metodo sperimentato a Goa. E il successo fu grande. Nominato nunzio apostolico per tutto l'Oriente, si recò nelle Molucche, l'odierna Indonesia, per portare aiuto ai cristiani abbandonati di quei luoghi. Il sogno di Francesco era di convertire il Giappone e la Cina. Giunse nella terra del Sollevante il 15 agosto 1549, ma subito si rese conto che si era fatto molte illusioni sulla possibilità di convertire il Giappone. Non riuscì infatti a incontrare l'imperatore dopo un viaggio a piedi a Miyako, che fu il più terribile della sua vita. Fu deriso dai bonzi, e quando lasciò il Giappone, 2 anni dopo, soltanto 500 giapponesi si erano convertiti al cristianesimo. La partenza fu determinata dalla convinzione che il Giappone si poteva convertire soltanto dopo la conversione della Cina, ma questo paese era proibito agli stranieri. Solamente qualche commerciante cinese avrebbe potuto introdurlo in Cina, dietro compenso. Così Francesco partì per la Cina e si fermò sull'isola di Sanchan, di fronte a Canton. Si era accordato con un mercante cinese, ma questi non si fece vedere. Era il mese di novembre 1552 e Francesco fu colto da una violenta febbre. Infreddolito e senza cibo morì all'alba del 3 dicembre, senza poter ricevere i sacramenti. Fu sepolto il giorno dopo, senza che sulla sua tomba fosse posta nemmeno una croce.
fece parte del nucleo iniziale della fondazione della Compagnia di Gesù e inoltre è il patrono di tutte le missioni. Oggi vi propongo un suo testo, anche se è un po' lunghetto, sono sicuro che starete ad ascoltare. Inizia a scrivere: «Guai a me se non predicherò il Vangelo», questa è la sua frase famosa. «Abbiamo percorso i villaggi dei neofiti, che pochi anni fa avevano ricevuto i sacramenti cristiani. Questa zona non è abitata dai portoghesi, perché è estremamente sterile e povera, e i cristiani indigeni, privi di sacerdoti, non sanno nient'altro se non che sono cristiani. Non c'è nessuno che celebri le sacre funzioni, nessuno che insegni loro il credo, il Padre nostro, l'ave e i comandamenti della legge divina. Da quando dunque arrivai qui non mi sono fermato un istante, percorro con assiduità i villaggi, amministro il battesimo ai bambini che non l'hanno ancora ricevuto. Così ho salvato un numero grandissimo di bambini, quali, come si dice, non sapevano distinguere la destra dalla sinistra. I fanciulli poi non mi lasciano né dire l'ufficio divino, né prendere cibo, né riposare, fino a che non ho loro insegnato qualche preghiera. Allora ho cominciato a capire che a loro appartiene il regno dei cieli. Perciò, non potendo senza impietà respingere una domanda così giusta, a cominciare dalla confessione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnavo loro il simbolo apostolico, il Padre nostro e l'Ave Maria. Mi sono accorto che sono molto intelligenti e se ci fosse qualcuno a istruirli nella legge cristiana, non dubito che diventerebbero ottimi cristiani. Moltissimi in questi luoghi non si fanno ora cristiani solamente perché manca chi li faccia cristiani. Molto spesso mi viene in mente di percorrere le università d'Europa, specialmente quella di Parigi, e di mettermi a gridare qua e là come un pazzo e scuotere coloro che hanno più scienza che carità con queste parole. Ahimè, quale gran numero di anime, per colpa vostra, viene escluso dal cielo e cacciato all'inferno. Oh, se costoro, come si occupano di lettere, così si dessero pensiero anche di questo, onde poter rendere conto a Dio della scienza e dei talenti ricevuti. Vedete che bello sperimentare in una missione la necessità e la voglia di un popolo di trovare Cristo e dall'altra parte vedere che l'uomo si perde in altre cose e invece di rispondere a questa domanda magari sta lì a curare precisamente con tutte le forze un determinato aspetto, trascurando la fame di un popolo che cerca Cristo. Quindi guardiamo anche noi nella nostra vita quelle che sono le nostre passioni e quello che il tempo dedichiamo magari a qualcosa che crediamo sia utile, ma c'è una fame intorno a noi che è quella di Cristo e che noi possiamo salvare. San Francesco Saverio prega per noi.